potremmo invitarli alla mostra del cinema, i poeti e gli artisti romantici che in prosa e in versi hanno distillato il fascino struggente di Venezia. Auspici l'aereo e la macchina da presa, gliela ripresenteremo in queste dinamiche, vertiginose prospettive. Come tutte le bellissime, anche Venezia può permettersi qualunque civetteria. Per esempio, Annunzio a Venezia aveva inventato per Eleonora Duse il fuoco. Per la brillante diva del cinema, Venezia ha inventato l'acqua. Se la Schiarita si fa aspettare, gli arrivi sono puntuali. La Berni muta il suo Buonanotte Avvocato in un Buongiorno Festival. Pare di essere, dice Maria Fiore, nella Napoli di marzo. Nubok ci accenno. Agilità del segno mimico. E Chiari si tiene in allenamento con l'acrobazia. Il contrario dei fotoreporter, se tocca al fotoreporter. Il bagnante che gli dà il fuoco è Erno Crisa, l'amante di Lady Chatterley, che nel film diretto da Legare ha infuocato, diciamo, un attimo ancora con Leonida Mugi e Miriam Bru. Poi il cielo spegne le luci, i viali del Lido accendono le costellazioni elettriche della serata. L'entrata al Palazzo del Cinema è uno degli equivalenti moderni di quello che un tempo era il ritorno dalle corse. Stenografiamo immagini. Belta Line, protagonista del film sovietico Verso la nuova sponda. Il cinema giapponese, si sa, sta avanzando. Il governo italiano è Elsa Maxwell, la dinamita del grande giornalismo mondano. Siamo giusti, Elena. Non ci come cavallerescamente la regia dell'entusiasmo. Tra le prime arrivate alla mostra la giapponese Mitsuko Kusabuye. Come il suo film La maschera e il destino, è stato il primo ad apparire sullo schermo. La Lancia racconta le sue classiche glorie a quelle nuove dello scooter adottato anche da Richard Todd, protagonista dei Guastatori. Marie Marcel, dopo aver preso parte a French Cancan, continua a ballare. Fa della spiaggia una pista lucente, anche se le onde in bonaccia non ritmano davvero. Anzi, reggono tranquillamente Pablito Calvo, divenuto celebre in Spagna con Marcelino Pane e Vino. Pablito non vuole bere per non mettere acqua nel suo vino. Suona in pianissimo l'orchestra del mare e Margaret Truman vi adagia mentalmente i suoi vocalizzi di cantante. Cominciata frattanto la collana dei ricevimenti. Ballo a Palazzo Volpi. Riconosciamo Besteghi che dette una memorabile festa in costume. Ad Alessandro di Jugoslavia e Maria Pia di Savoia, questo soggiorno veneziano offre come un secondo tempo del viaggio di nozze. Si completa l'album della serata inaugurale e il nostro direttore. I canali percorsi da cortei di gondole diventano sfarzoso vestibolo alle sale. La signora Lius è cordiale consuetudine ormai da parte degli ambasciatori d'America di intervenire alla mostra del cinema. Esterno, giorno, di scena la nave greca Achilleus. Elsa Maxwell si è vestita da ammiraglia. La sua trovata di questa stagione è la crociera delle celebrità. Con Olivia de Havilland, gli spettatori da terra potranno discernere a bordo 120 personaggi illustri. Vanno in Grecia per 15 giorni. Porteranno vestiario.